Buonasera, benvenute e benvenuti all'appuntamento con Extrema Ratio del 10 dicembre 2020. Extrema Ratio è un ciclo di lezioni, conferenze e dialoghi organizzati dal Dipartimento di Filologia Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena e nasce da un'idea di Emanuela Carbè, Guido Mazzoni, Pierluigi Pellini e Maria Rita Di Gillo, durante il primo confinamento conseguente alla pandemia da coronavirus. In quei giorni lui, un gruppo di colleghi e amici del DIFCLAM dell'Università di Siena ha provato a trovare una soluzione a un'interruzione forzata del normale scambio culturale che ha luogo nelle aule universitarie, trasferendolo sulla rete. La risposta è stata così confortante da indurli a continuare. Ringrazio il Centro di Calcolo, l'area biblioteca e l'ufficio comunicazione dell'Università di Siena che hanno reso possibile questo. Ringrazio anche molto Giulia Laversa, Angelica Losauro e Lara Marrama, che in questo momento stanno vigilando affinché tutto sia tecnicamente sotto controllo. L'incontro di questa sera è stato organizzato insieme al Centro AMA dell'Università di Siena e vedrà dialogare Carlo Ginzburg e Bruce Lincoln con Tommaso Braccini e con tutti voi se vorrete intervenire alla fine. Se avete una connessione non del tutto soddisfacente, è una buona idea tenere la telecamera spenta. E con questo passo senz'altro la parola a Tommaso Braccini, chiedendogli di presentare i nostri graditissimi ospiti. A dopo. Grazie Maria Rita, benvenuti a tutti e benvenuti soprattutto ai nostri ospiti. È un grandissimo onore e mette anche molto in soggezione trovarsi di fronte a due personalità come quelle di Carlo Ginzburg e Bruce Lincoln, perché tutti quelli che studiano temi umanistici, fanno ricerca, finiscono per imbattersi nei loro libri, nei loro studi e nelle loro idee. Ed effettivamente già solo presentarli richiederebbe un'intera serata, tanto è la semplice quantità appunto di libri che hanno scritto, di riconoscimenti che hanno avuto nella loro carriera. Qui si tratterà semplicemente di una minuscola panoramica proprio per dare il quadro delle loro attività e per segnalare già appunto in questa prima brevissima presentazione che farò i temi che poi, come vedremo, ricorreranno anche nel dialogo che seguirà, perché appunto si tratta di un case study che però li ha coinvolti profondamente, appunto, come dire, mettendo in luce tutto quello che hanno studiato in questo tempo. Allora, Carlo Ginzburg è attualmente professore emerito presso l'Università della California a Los Angeles e presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui è stato a suo tempo allievo. Nel corso della carriera ha insegnato all'Università di Bologna, tra l'altro, e lo conosciamo anche a Siena perché è venuto numerose volte per tenere conferenze o lezioni. Anch'io, credo fosse il 2003, l'ho conosciuto appunto a Siena. Ricordo, insomma, un bellissimo episodio. Ha scritto moltissimi libri, tra questi, per esempio, si può ricordare I Benandanti del 1966, di cui anche stasera sentiremo molto parlare, Il formaggio e vermi del 1976, poi Indagini su Piero della Francesca, e questo è del 1981. Poi Storia notturna, una decifrazione del Sabba dell'89, e anche di questo sentiremo parlare stasera. Poi del 91 è Il giudice e lo storico, considerazioni in margine al processo Sofri. Del 98 invece Occhiacci di legno, nuove riflessioni sulla distanza. Appunto, questo ricordo l'avevo studiato per la tesi di dottorato, e del 2015 Paura, reverenza e terrore. Io vi ho detto le date in cui sono stati stampati questi libri per permettere anche di comprendere la lunga estensione della carriera e della produzione di questo studioso, ma sono tutti libri che vengono continuamente ristampati e sono stati appunto ripubblicati in nuove edizioni anche in anni recentissimi, oltre che tradotti in moltissime lingue. Bruce Lincoln attualmente è professore emerito presso l'Università di Chicago, dove ha insegnato dal 1991.
dove ha conseguito il dottorato di ricerca. Anche in questo caso si tratta di uno studioso che ha ricevuto molteplici riconoscimenti e che ha pubblicato moltissimo. Tra i suoi libri tradotti in italiano si possono ricordare Diventare Idea del 1983, sui riti di iniziazione femminile, e anche l'iniziazione avrà un qualche ruolo stasera, L'autorità, costruzione e corrosione del 2000, e Religione, impero e tortura, il caso della Persia Achemenide, con un post-scritto su Abu Ghraib del 2019. E quindi appunto la capacità di coniugare quel mondo così alieno per gli antichisti, il mondo alieno per eccellenza, la Persia, con l'attualità più scottante, per così dire. E poi ci sono molti libri in inglese sul mito, soprattutto Myth, Cosmos and Society, per esempio, The Rising Myth del 1999, e ancora del 2003 Holy Terrors, su pensare alla religione dopo l'11 settembre, e ancora un libro, devo dire, illuminante, che anche questo tocca temi che poi verranno messi in luce stasera, che è Apples and Oranges, un libro sulla comparazione, esplorazioni nella, sulla e con la comparazione del 2018, e la comparazione appunto avrà una sua notevole importanza. Stasera avremo Carlo Ginzburg e Bruce Lincoln che dialogheranno insieme sul tema Old Tiss, dialogo sul lupo mannaro. Perché la scelta di questo tema? Beh, c'è da dire che del tutto casualmente il luogo che virtualmente ci raduna tutti, cioè Siena e la sua università, sono particolarmente appropriate, perché c'è tutta una serie di tradizioni che circolavano nella città di Siena fino a epoche non troppo remote, riguardanti i lupi mannari, che giravano per le strade nelle notti di luna piena e cercavano l'acqua nelle fonti come Fonte Branda e quant'altre. Devo dire che anch'io ho avuto modo di parlare con qualche studente un po' agì che si ricordava sua nonna, che a sua volta gli raccontava le vicende di questi lupi mannari. Avevo trovato anche una persona che appunto asseriva di conoscere il lupo mannaro dalle parti di Porto Vile, e quando io chiesi ma perché non si sente dire niente, mi rispose perché adesso li curano. E quindi questo insomma ci conforta molto. Ma non è stato questo, come dire, la molla che ci ha indotto a scegliere questo argomento per la chiacchierata, per la discussione di stasera, quanto un libro che è appunto uscito quest'anno, nella primavera di quest'anno, e che è intitolato proprio Old Tiss, è Livonian Werewolf, quindi un lupo mannaro della Livonia, un caso classico in prospettiva comparativa. Questo è un libro, devo dire, straordinario, perché si tratta quasi di un laboratorio, no? Di un seminario racchiuso in una copertina, nel senso che racchiude una serie di materiali molto importanti, proprio a partire da un verbale di un processo, di cui diremo due parole tra pochissimo, un processo tenutosi nel 1691, in cui un personaggio confessò, anche con un certo orgoglio, di essere un lupo mannaro. Quindi abbiamo una confessione di un lupo mannaro, e poi questo primo documento che è contenuto nel libro è seguito da una serie di studi, tra i quali magna pars sono interventi scaglionati nel corso del tempo, appunto, di Carlo Ginzburg e Bruce Lincoln. Di interventi scritti già usciti, sono tra l'altro brani appunto dai Benandanti e La Storia Notturna, e poi ci sono due dialoghi, c'è la trascrizione di due dialoghi che hanno avuto luogo nel 2017, appunto tra Ginzburg e Lincoln, e dove si sono confrontati su questo tema, partendo da posizioni differenti, ma in due dialoghi assolutamente costruttivi e che è un piacere seguire all'interno del libro, perché appunto si nota come attraverso un confronto, pur partendo da idee non coincidenti, come può succedere, si riesce comunque a portare avanti la conoscenza e a affinare quello che possiamo dire riguardo a un caso classico come questo. E il dialogo è proseguito anche successivamente, e stasera andrà ancora avanti, quindi
questa serata, questo evento all'interno di Extrema Ratio si colloca come un nuovo capitolo di questo libro che porterà ancora avanti la discussione sul caso di questo lupo mannaro. E quindi, proprio per, come dire, preparare la tela sulla quale i nostri due ospiti poi intrecceranno le loro riflessioni, mi permetto brevissimamente di accennare appunto al caso di questo Old Tiss, il vecchio Tiss del lupo mannaro, per poi lasciare ovviamente la parola a loro. Siamo nel 1691, siamo in Livonia, che è una regione del Baltico attualmente tra l'Estonia e la Lettonia. La Livonia a questo periodo è un dominio svedese, ma nel paese c'è una netta stratificazione sociale, perché l'elite di chi governa e di chi detiene i terreni è costituita da tedeschi, che si sono insediati con i cavalieri teutonici qualche secolo prima. Questi tedeschi dominano sui Livoni, gli abitanti del posto, che vengono da essi disprezzati nella maniera più assoluta, visti come dei selvaggi, superstiziosi e sostanzialmente sono dei cittadini di serie B. In questo contesto, in un tribunale di una città della Livonia che si chiamava Venden all'epoca e ora si chiama Cesis, viene celebrato un processo in merito a un furto che è avvenuto in una chiesa. Quindi sono convocati alcuni abitanti del posto, alcuni di questi contadini, ovviamente i magistrati fanno tutti parte di questa elite germanica che domina la Livonia, e gli abitanti del posto vengono fatti giurare in quanto testimoni. Arriva il turno di giurare di un vecchio del luogo, il vecchio Tiss, e Tiss è il diminutivo di Mattias, e appunto quando deve effettuare il proprio giuramento, qualcuno si mette a ridacchiare. I giudici rimangono un po' stupiti per questo fatto, chiedono spiegazioni e si sentono che è assurdo che giuri proprio lui, che è notoriamente un lupo mannaro. E è in combutta con il diavolo, quindi. Allora, i giudici iniziano a interrogare il vecchio Tiss, il quale in maniera molto candida dice che è la verità, lui in effetti è un lupo mannaro, e aggiunge che è già stato processato alcuni anni prima per questa imputazione, ma i giudici lo hanno lasciato libero mettendosi a ridere, e quindi non gli è stato fatto nulla. E tra l'altro si scopre che proprio il presidente del tribunale, che si chiamava Akerstaff, è stato il possidente, il padrone presso il quale lavorava appunto anni prima il vecchio Tiss nei suoi possedimenti, e il presidente del tribunale dice sì, che si ricordava del personaggio effettivamente, e dice che era diventato l'idolo dei contadini dopo che era stato assolto in questo primo processo. I magistrati in questo caso non si mettono a ridere, anzi lo incalzano molto, e quindi Tiss fa una serie di rivelazioni, dice per esempio che lui è un lupo mannaro, fa parte di una banda di lupi mannari, soliti riunirsi 3 volte l'anno, e la volta principale è in concomitanza della vigilia di Santa Lucia, quindi la vigilia di Santa Lucia è il 12 dicembre, fra 2 giorni, sarebbe, si riuniscono e hanno come scopo principale quello di recarsi nell'inferno. L'imboccatura dell'inferno è nei pressi di un lago lì vicino, proprio nei terreni di questo presidente del tribunale, che probabilmente era molto imbarazzato da questa serie di rivelazioni. Comunque, l'imboccatura dell'inferno è lì, e Old Tiss e gli altri lupi mannari entrano dentro l'inferno, lottano con i guardiani dell'inferno per fare cosa? Per riprendere le sementi, le granaglie, i frutti della terra che erano stati nel frattempo rubati dagli stregoni e dalle streghe, per riprendere appunto i frutti della terra e riportarli in superficie e restituirli agli uomini. Se la spedizione andava bene, dice Old Tiss, il vecchio Tiss, l'anno sarebbe stato prospero, ci sarebbe stata fertilità e i campi avrebbero reso appunto molte messi. Se invece la spedizione all'inferno andava male, vincevano le streghe e gli stregoni al servizio di Satana, e quindi le persone subivano una carestia. E quindi quella che compivano era una vera e propria benemerenza, al punto che Old Tiss dice, quando i giudici lo incalzano e gli vogliono far ammettere di essere in realtà in combutta con il diavolo, dice che non è vero, perché lui e i suoi compagni sono i segugi di Dio.
dice, e questo stupisce moltissimo. Ci sono varie bande di lupi mannari, per esempio Oldatis rivela che c'è una rivalità tra quelli della Livonia e quelli russi, e può capitare magari che i russi abbiano successo nel reimpossessarsi delle granaglie, del grano che è stato rubato dagli stregoni, e i Livoni no, e quindi quell'anno i russi avranno raccolti molto ricchi e i Livoni invece patiranno la fame. I giudici gli domandano se per caso tra di loro ci sono delle donne, e lui risponde di sì, e poi gli domandano se tra i lupi mannari ci sono dei tedeschi, e a quel punto lui dice i tedeschi hanno un inferno per conto loro. Quindi un'altra di queste rivelazioni che ci colpiscono molto. Naturalmente questi lupi mannari fanno anche cose un po' più da lupi mannari secondo la nostra ottica, ovvero Oldatis conferma che si trasformano effettivamente in lupi e vanno a razziare degli animali, piccoli animali, maiali, caprette, agnelli, e poi li divorano sempre in queste occasioni. Tis è molto vecchio, dice che sente arrivato il momento di passare la sua eredità dal lupo mannaro, lo potrà fare, dice, trovando una persona che la voglia accettare, estragando una bevanda, soffiando su una bevanda e dandola a questa persona, che a sua volta diventerà lupo mannaro e farà questa spedizione all'inferno per recuperare i semi. Oldatis rivela anche di essere un guaritore, di ricevere dei piccoli doni dagli abitanti della zona, per i quali guarisce gli animali e compie altri riti per liberarli appunto da negatività di vario tipo. Viene coinvolto anche il pastore protestante, che cerca in ogni modo di convertire Tis o di farlo ricredere, e si sente anche a un certo punto apostrofare in maniera molto stizzita da Oldatis, che dice insomma al pastore protestante che è troppo giovane, non capisce troppe cose, e oltretutto Tis si stupisce perché dice si è sempre fatto così e nessuno si è mai scandalizzato, non capisco perché questa volta sta succedendo questo putiferio. Alla fine i giudici tergiversano molto, rimandano la sentenza, ma la passano al tribunale di grado superiore, e nel 1692 il tribunale di Dorpat, l'attuale Tartu, pronuncia la sua sentenza, e che è relativamente mite perché Oldatis viene condannato a una fustigazione e all'esilio. Questi atti del processo furono pubblicati negli anni 20, ma acquisirono una grandissima notorietà nel 34, quando uno studioso austriaco molto importante, che è studioso di mitologia comparata e mitologia indoeuropea, Otto Hoefler, ne venne a conoscenza, li studiò in maniera approfondita e ritenne che in queste bande di lupi mannari di cui parla Oldatis in Livonia si dovesse individuare una sorta di sopravvivenza di un antichissimo costume indoeuropeo, ovvero di antiche società iniziatiche maschili che c'erano anche in altre società indoeuropee, fra cui quelle germaniche, che gli interessavano particolarmente. E questo ovviamente si prestava anche a degli agganci con quella che negli anni 30 era la realtà appunto in Germania. Questo è uno studio importante, e poi nel 66 proprio Carlo Ginzburg, a riflettere nuovamente sul dossier di Oldatis all'interno del suo libro sui benandanti. Prima di passargli la parola, dico solo che, come è stato già accennato, nel corso, andando avanti nella discussione, verrà sbloccata la chat qua della nostra piattaforma Webex, nella quale appunto chi vorrà potrà scrivere le proprie domande o potrà prenotarsi per porle di persona ai nostri ospiti. Ciò detto, a questo punto passo la parola a Carlo Ginzburg per iniziare il dialogo. Sì, grazie per questa bellissima, utilissima presentazione. È un grandissimo piacere ridiscutere di questo libro con Bruce Lincoln. Devo dire subito che l'idea del libro è stata sua, è stato lui a propormi anni fa diciamo costruire un libro a due voci, e adesso di questo vorrei parlare. Questo libro, come è stato detto, ha poi avuto una serie di
un seguito, cioè delle discussioni in varie parti del mondo, e oggi è il turno di Siena. Allora, diciamo, questo è un libro in cui si incontrano delle prospettive diverse e, diciamo, io ho imparato moltissimo nel corso di questo lavoro comune, dagli scambi che ho avuto con Bruce Lincoln. Come a un certo punto dice Bruce nel corso della discussione finale, nessuno dei due ha cambiato radicalmente la propria posizione, però diciamo questo dialogo è stato un dialogo molto fruttuoso per entrambi. Ora, in cosa consiste questa divergenza? Questa divergenza è una divergenza di metodo, cioè un diverso modo di intendere la comparazione. Allora, io non voglio anticipare, diciamo, la prospettiva di Bruce, sarà lui a parlarne. Dico solo che, diciamo, quella che lui ha presentato nel saggio che lui scrisse è stata per me una, diciamo, qualcosa di completamente inaspettato. Io l'avevo completamente trascurato il suo punto di vista, che era una sorta di contestualizzazione del processo all'interno della società Livone. Quindi, diciamo, vedere nel processo uno scontro, diciamo, culturale, ma diciamo sociale e politico, tra l'elite germanica e invece i contadini livoni. Ora, quando cominciamo il nostro dialogo, io dico: guarda, Bruce, io sono completamente d'accordo con te, tu però invece non sei d'accordo con la mia prospettiva. Quindi c'è una asimmetria. In cosa consisteva la mia prospettiva? Quella che diciamo, mi aveva fatto includere il caso di Thys nel mio libro I Benandanti. Beh, diciamo, il fatto che l'anomalia largamente documentata in Friuli, l'anomalia dei Benandanti, cioè questi personaggi, uomini e donne, gli uomini lottano per la fertilità contro streghe e stregoni, le donne assistono e partecipano alle processioni dei morti, comunque c'è una mediazione con l'aldilà. Ebbene, questa anomalia dei Benandanti aveva, diciamo, due elementi, direi, di intersezione con il caso singolo, anche se non unico, come diremo, come dirò, di Thys, e questo implicava la possibilità di una comparazione. La comparazione è fatta non solo di convergenze, ma anche di divergenze. Però, se non c'è nessuna convergenza, come si può prospettare la comparazione? In questo caso, le convergenze consistevano, a mio parere, nel fatto che Thys comincia dicendo che lui sì è un lupo mannaro, però appunto è un lupo mannaro che lotta, come gli altri lupi mannari, contro streghe e stregoni, e lotta per recuperare i semi, le granaglie che sono state, diciamo, rubate dagli stregoni e dalle streghe. Quindi c'è una, diciamo, visione del lupo mannaro come benefico. Questo è qualcosa che può ricordare i Benandanti, e poi dall'altra parte c'è questo elemento della fertilità, la lotta della fertilità contro streghe e stregoni. Ora, diciamo, io di fronte a questo mi ero messo in una prospettiva di comparazione molto ampia, e in realtà la discussione fra me e Bruce è proprio sopra, diciamo, la possibilità di usare in maniera fruttuosa questa comparazione ampia. Bruce è estremamente scettico, io no, ma però su questo c'è una serie di scambi molto fitti, e diciamo, io penso che per quanto mi riguarda, forse l'ultima parola, diciamo, su questo caso, dopo aver discusso con Bruce, si trova nella
nel post-scritto la brevissima prefazione che io ho aggiunto alla prefazione di Bruce. Perché? Perché lì, diciamo, mi sono imbattuto in un libro notissimo sopra, diciamo, i lupi mannari, quello di Delancre, che, diciamo, era stato giudice nel Paese Basco, eccetera, all'inizio del Seicento, e racconta il suo incontro con un ragazzo, Jean Granier, che dice di essere un lupo mannaro, in un contesto non processuale, e racconta che, diciamo, lui era stato lupo mannaro, discepolo del signore della foresta. Delancre sottolinea questo termine che è usato dal ragazzo che è lupo mannaro, e diciamo i lupi mannari al seguito, insomma, come gli ordina il signore della foresta, si battono contro streghe e stregoni. Allora io lì, appunto, ricado, se volete, nel vizio della comparazione ampia, e dico: ma qui, diciamo, abbiamo da un lato due casi, da un lato nel Paese Basco, dall'altra parte in Livonia, nei Paesi Baltici, e diciamo abbiamo un vecchio e un ragazzo, e diciamo in entrambi i casi, in un contesto inatteso, il vecchio e il ragazzo presentano una visione dei lupi mannari come esseri benefici che si battono contro streghe e stregoni. Allora lì io, diciamo, riecheggiando, se volete, l'idea della geografia linguistica delle aree marginali, mi chiedo: ma non sarà che, diciamo, qui siamo di fronte a uno strato antico, diciamo, che è stato obliterato, ma che si è conservato nelle aree marginali. Ho quasi finito. Voglio dire soltanto che il dissenso con Bruce, e Bruce lo dice in maniera molto netta, io di questo gli sono stato estremamente grato, gli sono grato, lui insiste sul fatto che, diciamo, queste analogie morfologiche non devono essere necessariamente ricondotte a, diciamo, una genesi comune. Quindi, diciamo, c'è una, come invece io effettivamente ho fatto più volte, a proposito anche di questo caso del vecchio Tis. Mi fermo perché ora voglio sentire Bruce, e vogliamo sentire Bruce. Sono contentissimo di tornare in Siena, almeno elettronicamente, per partecipare in questo seminario Extrema Ratio, e vorrei ringraziare tutti chi l'hanno reso possibile. Sono anche riconoscente al professor Ginsberg per l'opportunità di continuare la nostra conversazione affascinante sul caso del vecchio Tis e le sue implicazioni, ma devo pregarvi tutti di scusarmi le mie offese inevitabili contro la vostra lingua bellissima. Mi piace sempre avere l'opportunità di parlare in italiano, ma sono molto cosciente dei difetti nella mia conoscenza e della bruttezza del mio accento. Allora, per cominciare, si può osservare che il nostro libro include tre argomenti, livelli o temi. Primo, una presentazione del vecchio Tis, sicuramente il lupo mannaro più simpatico, diciamo adorabile, nella storia documentata. Secondo, un dibattito triangolare tra il professor Ginsberg, me e il fantasma di Adolf Hoefler sull'interpretazione delle testimonianze di Tis, con riflessioni metodologiche, particolarmente sulla questione: con quali altri esempi sarebbe legittimo e produttivo paragonarla? E terzo, una dimostrazione del valore di una conversazione seria, dettagliata e prolungata tra colleghi i cui approcci a questo caso differiscono, per chiarificare le loro divergenze
e capire meglio il materiale. Per me, le radici del progetto si trovano negli anni 70 del secolo scorso, quando ero allievo di Mircea Eliade, e ho letto due libri che lui, un uomo erudito e piacevole, ma con un passato nascosto e inquietante, mi ha raccomandato. In quel momento, ambedue i libri mi sono piaciuti: I Benandanti di Carlo Ginzburg e Kultische Geheimbunde der Germanen di 1934 di Otto Hoefler. In entrambi si trova il personaggio del vecchio Thies, che nell'anno 1691 si dichiarò apertamente come Lupo Manaro e poi tentò di spiegare ai giudici del tribunale livoniano come i lupi manari non fossero mostri diabolici, ma cani del Dio Signore che entravano nell'inferno ogni anno per lottare contro le streghe e gli stregoni che avevano rubato la fertilità della terra. Sotto l'influenza di Eliade, stavo scrivendo un tesi in cui tentavo di ricostruire la religione cosiddetta indoeuropea, secondo il modello di Georges Dumézil e de Hoefler, il quale, nel libro citato, ha sviluppato la teoria che gruppi maschili di culto iniziatico ebbero un'importanza fondamentale nelle società indoeuropee antichissime per fare la guerra, disciplinare il popolo, mantenere i rapporti con gli antenati morti e organizzare lo Stato. Nelle testimonianze di Thies, Hoefler credeva di vedere la persistenza di gruppi di questo tipo nelle zone sottosviluppate dell'Europa, come la Livonia. Fino all'età moderna, e ha incluso la trascrizione del processo di Thies come appendice nel suo libro per confermare le sue teorie. Come me, Ginzburg ha scoperto Thies nel libro di Hoefler, ma al contrario dell'erudito austriaco che ha paragonato Thies e i suoi compagni a Berserker e Ulfhednar delle saghe islandesi, cioè i guerrieri ferocissimi vestiti in camicie di orso, berserk, o con capo di lupi. Ginzburg ha riconosciuto delle somiglianze impressionanti con i Benandanti di Friuli, uomini nati con l'amnio e quindi destinati a sviluppare la capacità di viaggiare in estasi per lottare contro streghe e stregoni con lo scopo di recuperare la fertilità della terra. In quei giorni ero giovane, ingenuo, scandalosamente acritico e seguendo l'influenza del mio maestro, non credevo che ci fosse bisogno di scegliere tra due libri intelligentissimi e interessantissimi. Nel 1984, però, il mio amico Cristiano Grottinelli, vi ricordo benedetto, mi ha segnalato un articolo pubblicato in Quaderni Storici dallo stesso Carlo Ginzburg, intitolato Mitologia germanica e nazismo, su un vecchio libro di Georges Dumézil, il quale mi ha spinto a cambiare le mie opinioni sul vecchio Thies, anche sulle teorie di Hoefler, Dumézil e Eliade, e finalmente il mio intero campo di ricerca. In questo articolo, Ginzburg, come Arnaldo Momigliano un po' prima, ha riconosciuto
cito che cosa ha detto Ginsburg: una malcelata simpatia ideologica per la cultura nazista nell'opera di Dumézil. Concentrandosi su Mythe et Dieu de Germain del 1939, il primo libro in cui Dumézil ha presentato la sua teoria famosa dell'ideologia trifunzionale indoeuropea, e particolarmente il sesto capitolo di quel libro, sulle le guerriere fauve, Ginsburg ha mostrato come Dumézil abbia ricavato le sue idee sulla funzione guerriera dal libro di Hoefler, e inoltre come Hoefler abbia sviluppato un'argomentazione implicita secondo cui i gruppi paramilitari fascisti, il SS, SA, squadristi, guardie di ferro, camelot du roi, eccetera, appaiono come la continuazione di un'istituzione nobile, onorevole e importantissima del passato ariano. Si può sviluppare ulteriormente l'argomentazione, osservando che Hoefler era un membro militante del SA austriaco quando scrisse il suo libro, e che quel libro gli guadagnò il favore di Heinrich Himmler stesso, che insediò Hoefler in una cattedra universitaria a Monaco e lo impiegò nel SS Annenerbe per insegnare agli ufficiali del servizio come i loro antenati ariani coltivassero la capacità di trasformarsi in bestie ferocissime, spietate e pronte a conquistare il mondo. Dumézil, che era vicino all'Action Française di Charles Maurras, Iliada, che era vicino alla Legione dell'Arcangelo Michele di Cornelio Codriano, e altri con simpatie simili, hanno trovato la tesi da Hoefler attraente e convincente. Ma Ginsburg mi ha fatto riconoscere quanto fosse esagerato, tendenziosa, sgradevole e pericolosissimo. Dopo aver letto il suo articolo, ho deciso di abbandonare definitivamente la mia ricerca sulla religione indoeuropea, per paura di ripetere gli errori dei miei antenati accademici. E li rimangono riconoscentissimo. Grazie, Carlo. Ma c'è un punto in cui le mie opinioni divergono da quelle espresse da Ginsburg in questo articolo. Dunque, verso la fine del testo, Ginsburg ha scritto, citazione, se ci limitassimo, per esempio, a una ripulsa pregiudiziale di ordine ideologico nei confronti delle ricerche che spiegano lunghissime continuità in termini razziali, come Hoefler, o archetipici, come Iliade, commetteremo un grave errore. Ciò vale a fortiori nei confronti dell'opera tanto più ricca e più originale di Dumézil. Va bene. Siamo tutti contro i pregiudizi di ordine ideologico. Ma non mi pare pregiudiziale includere considerazioni morali durante la valutazione di una teoria o chiedersi quali sono le motivazioni dell'autore nel proporre questo argomento? Quali sarebbero le conseguenze se egli riuscisse a convincerme ed altri? Tutto ciò per stabilire l'atteggiamento di recettività appropriato, cioè per decidere quanto facile o difficile
dovrebbe essere il compito della persuasione. In secondo luogo, un atteggiamento di scetticismo mi pare salutare quanto ai tentativi di, citazione, spiegare lunghissime continuità per motivi epistemologici, non ideologici. Dunque, normalmente il passato remoto con cui si afferma una continuità lunghissima non è un qualcosa di effettivo, ma è il prodotto di un lavoro di ricostruzione, sempre discutibile e spesso estremamente così. E quanto più remoto è quel passato, quanto più è lunga la continuità presunta, quanto più è scarsa la documentazione per quel passato e quella continuità, tanto più è fantasiosa la ricostruzione e tanto più scettico io divento. Con rammarico sincero, bisogna osservare che quando il nostro desiderio di conoscere il passato preistorico supera la documentazione a nostra disposizione, quel passato diventa uno schermo relativamente vuoto su cui possiamo proiettare le nostre paure, fantasie e desideri, precisamente come Höffler ed altri hanno fatto. Come parte della sua critica di Höffler, Ginsburg ha contrastato Kultische Geheimbunde der Germanen con un libro scritto un po' prima da Lili Weiser, Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbunde, del 1927. A mio parere, non c'è una grande divergenza tra i due libri, i cui autori hanno preso l'idea del Männerbund, società maschili, dal loro maestro comune, Rudolf Much, 1862 a 1936, professore di germanistica all'Università di Vienna, e il più grande teorico della continuità lunghissima tra i germani di Tacito ed i tedeschi di oggi. Weiser ha sviluppato una parte dell'argomentazione di Much e Höffler l'ha sviluppata più ampiamente, con un'erudizione superiore e uno spirito più aggressivo di Weiser. Ma Ginsburg ha visto nelle pagine di Weiser alcuni temi che ricordano cose che egli ha incontrato nel suo lavoro sui benedanti. Cito ancora una volta dal suo articolo. In primo luogo, la Weiser aveva accostato l'estasi degli sciamani eurasiatici alla scatenata frenesia guerriera dei berserk. In secondo luogo, aveva segnalato la presenza di divinità femminili alle teste della caccia selvaggia. Al primo punto, andava fatta risalire verosimilmente l'ipotesi cautamente avanzata che il complesso mitico rituale analizzato avesse radici non solo indoeuropee, ma addirittura pre-indoeuropee. Al secondo punto, gli accenni alle connessioni con i temi della fertilità. Si può capire il grande libro Storia Notturna di Ginsburg, un'opera di un'erudizione incredibile e di un'ambizione ugualmente enorme, come il prodotto del suo inseguimento implacabile del suggerimento che ha trovato in Weiser.
raccogliendo esempi variegati attraverso tutta l'Europa e una grande parte d'Asia, cominciando con i Benedanti e il vecchio Tis. Ginsburg ha teorizzato un sottofondo religioso di tipo sciamanistico, non solamente pre-cristiano o indo-europeo, ma pre-indo-europeo, i cui specialisti intraprendevano voli estatici per combattere spiriti maligni con lo scopo di assicurare la salute del loro popolo e la fertilità delle terre. Dopo aver letto Storia Notturna, stimavo l'energia, l'intelligenza e la visione di Ginsburg, e dopo le nostre conversazioni, la mia stima è diventata ancora più grande. Devo specificare che non c'è niente nella sua teoria che provochi in me, citazione, una ripulsa pregiudiziale di ordine ideologico, per ricordare la sua formulazione citata prima. Ma credo che lui abbia ripetuto e forse aumentato l'errore di Höffler e Dumézil, immaginando lunghissime continuità attraverso molti millenni e uno spazio transcontinentale. Io vedo i risultati della sua indagine come forse possibili, anzi attraenti. Mi piace l'idea di sciamani gentili e lupi manari benevoli, ma non convincenti, precisamente perché non abbiamo e non avremo mai abbastanza documentazione per ricostruire con sicurezza un passato così remoto. Inoltre, nel processo della sua speculazione sulla continuità lunghissima tra il Tis e lo sciamanismo presupposto pre-indoeuropeo, Ginsburg ha più o meno ignorato l'aspetto propriamente lupino del vecchio lupo manaro e i suoi compagni, cioè la loro natura come predatori contro il bestiame, qualcosa tipica, quasi definitivamente così, di lupi e i lupi manari baltici, ma non di benandanti, sciamani o gli altri esempi che si trovano in Storia Notturna. Seguendo il metodo dei benandanti di Ginsburg, invece di quello di Storia Notturna, ho concentrato la mia attenzione sulla trascrizione del processo del vecchio Tis, esaminando il divario tra le domande dei giudici e le risposte di Tis, e considerando questo evento particolare nel suo contesto immediato, la Livonia del 500. In questo caso è importante riconoscere che tutti i magistrati del tribunale furono membri delle élite tedesche che controllavano l'economia, la politica, la ricchezza intera e bestiame, anche la Chiesa, la legge e l'ideologia dominante delle Livonie in quei giorni. Ai loro occhi, i contadini lettoni ed estoni, l'ultima popolazione europea di diventare cristiani sotto la forza dei cavalieri teutonici nel 200, erano cristiani soltanto nel senso più superficiale e sotto il quale rimanevano pagani incivili, immorali, inaffidabili. L'espressione più estrema della loro natura bestiale era l'immagine stereotipica del lupo manaro, come
un mostro in lega con diavolo, capace di trasformarsi in animale selvaggio per rubare il bestiame dei nobili e mangiarne le carni crudi. Questo stereotipo discriminatorio circolò ampiamente in libri dotti, come la Historia di Gentibus Septentrionalibus del 1555 di Olaus Magnus, l'ultimo arcivescovo della Chiesa svedese, permettendo ai signori tedeschi di usare l'accusa di licantropia come un corpo contundente per disprezzare la gente locale e giustificare la loro dominazione sopra un popolo meno che completamente umano. Normalmente, i poveri uomini accusati di essere lupi manari lo negavano ardentemente e poi finivano per confessarlo sotto tortura, confermando quindi i pregiudizi dei giudici e dei nobili tedeschi in genere. Comunque, in 1686, cioè 5 anni prima del processo di Tis, il re svedese vietò la pratica della tortura giudiziale, un fatto noto a Tis e a tutti i membri del tribunale. In questo contesto, Tis decise non di negare l'accusa, ma di difendere la propria dignità e quella dei suoi compagni mediante un'inversione drammatica dello stereotipo. È vero, disse coraggiosamente, che siamo lupi manari, ma voi giudici non capite niente di noi. Siamo forze del bene, non del male, del Signore Dio, non di Satana. Possiamo essere feroci, ma sempre e soltanto per il benessere del nostro popolo. Sì, prendiamo bestiame, frutta e semi, ma non come ladri. Al contrario, noi lottiamo contro ladri diabolici, streghe e stregoni, che hanno rubato queste cose a noi per darle al loro padrone. Più stupefacente, Tis descrisse come ogni anno lui e gli altri lupi manari entravano nell'inferno non per festeggiare con Satana, ma come invasori. E Tis descrisse il diavolo vestito esattamente come un signore tedesco, le streghe e gli stregoni come i suoi servi, e l'inferno in questione come il magazzino del Signore situato precisamente sulla proprietà del giudice supremo del tribunale. Come Ginsburg, sono convinto che ci sono somiglianze morfologiche tra la testimonianza del vecchio Tis e quella data ai magistrati dell'Inquisizione dai benedanti, sufficientemente impressionanti da richiedere una spiegazione. Ma credo sia più ragionevole comprendere queste somiglianze in termini antropologici, sociologici e politici, piuttosto che storicamente. Cioè, non come i risultati di una continuità lunghissima, sopravvivenze di uno sciamanismo pre-indoeuropeo, ma come prodotti simili di situazioni analoghe, espressioni di resistenza contadina
contro accuse ingiuste, stereotipi umilianti, istituzioni giuridiche severamente discriminatorie e magistrati che sistematicamente fraintendono la realtà della vita delle persone accusate. Le conversazioni con Carlo sono state stimolanti e produttive in molti modi. Lui ha avuto ragione nel suggerire che dobbiamo essere più attenti all'attività di TIS come guaritore di uomini e animali, seguendo il racconto di Guria, un testimone al processo. Ha anche avuto ragione nel sostenere che l'esempio di TIS non potrebbe essere assolutamente anomalo o unico. Stimolato dalla sua insistenza, ho cercato più ampiamente, scoprendo il caso di Tommaso Igund, che disse ai suoi giudici nel 1683, 8 anni prima di TIS, più o meno la stessa cosa, che i lupi manari lottavano per recuperare i semi rubati dalle streghe. Questa scoperta e le domande avanzate da Carlo mi hanno spinto a cambiare idea su un punto importante. Originariamente avevo descritto la testimonianza di TIS come una sua invenzione, vedendola come una costruzione originale che il vecchio aveva fabbricato di sana pianta per proteggersi in un momento di pericolo in cui la sua capacità di supportare l'immaginario ufficiale era esaurita. Carlo ha sfidato quella ipotesi e mi ha convinto che era troppo romantica, troppo superficiale. Adesso, dopo le nostre discussioni e la scoperta del caso di Igund, non credo più che TIS abbia inventato qualcosa di nuovo. O c'era qualche tradizione popolare in cui i lupi manari apparivano in modo eroico, o almeno c'erano state conversazioni in cui alcuni contadini avevano preso in considerazione quell'idea. Fino ad ora è stato un privilegio e un piacere discutere questo caso e le questioni che solleva con un collega così onesto, gentile e brillante come Carlo Ginzburg. Ed è stato anche un esercizio molto produttivo. Sono felicissimo che abbiamo questa occasione di continuare la nostra discussione insieme con voi tutti. Grazie. Grazie a Bruce Lincoln per questa bellissima, cosa devo dire, conferenza, presentazione, intervento. Bellissimo. E generosissimo. E questa idea della ricerca che continua attraverso correzioni, che io condivido pienamente, è quello che ci ha accomunato. Ora però vorrei tornare sopra i punti di frizione, alcuni dei punti di frizione tra me e lui. E anzitutto l'idea del bisogno di vincere un pregiudizio ideologico, cioè di fronte a un'ideologia anche ripugnante, fare una distinzione, questo è quello che io sostenevo in quel saggio su Dumézil, fare una distinzione fra domande e risposte. E ricordo che scrissi che anche il razzismo, cioè un'ideologia ripugnante che ha avuto conseguenze orribili e che non ha nessun valore scientifico, pone però una domanda sui rapporti fra, diciamo, cultura e biologia, che è una domanda legittima. Quindi dobbiamo saper distinguere fra domande e risposte.
Quindi, anche se Höffler era, diciamo, un nazista, però, diciamo, ha posto anche lui delle domande con cui bisogna fare i conti. Ora, io vorrei tornare sul tema che è stato sottolineato da Bruce Lincoln, delle lunghissime continuità, tema che lui guarda con scetticismo. Ora io vorrei dire una cosa ovvia, e cioè che noi siamo di fronte, non solo nel caso dei lupi mannari, di fronte a lunghissime continuità che sono assicurate da testi. Tra i lupi mannari di Petronio, che parla dei lupi mannari chiamandoli versipelles, e diciamo questo termine che ricompare nella letteratura sui lupi mannari nel 500 e 600, che è una continuità testuale, cioè la riscoperta del satirico di Petronio. Ma diciamo, queste continuità a questo livello sono possibili e sono reali, documentate. La storia è piena di lunghissime continuità. Questo mi pare ovvio. Linguistiche, diciamo istituzionali, la possibilità di continuità a un livello basso, orale, non documentato e non eccezionalmente magari dai persecutori, come nel caso dei Grandanti, beh, diciamo, queste continuità a livello socialmente basso si scontrano col silenzio delle fonti, tranne, ripeto, in casi eccezionali. Ora, alla fine del suo bellissimo intervento, Bruce Lincoln ha detto forse c'era una tradizione orale, sono naturalmente molto contento di vedere che il termine invenzione riferito a Tis a questo punto viene messo da parte. Però allora bisogna capire se questa questa presentazione dei lupi mannari come esseri benefici, non essendo un caso isolato, allora non si riallacci per l'appunto a delle lunghe continuità. Io citavo il caso del ragazzo che è stato interrogato da Delancre all'inizio del 600, perché mi pare un caso inquietante che ripropone il problema, in questo caso non sul piano della cronologia ma sul piano della geografia, che però a sua volta può rinviare a una lontana o magari lontanissima genesi. Io credo che non va mai dimenticato quello che Bruce Lincoln sa benissimo, e cioè che la produzione delle fonti, la produzione delle testimonianze è legata ai rapporti di forza. Quindi lo storico o la storica che si mette a studiare un fenomeno qualsiasi non può mai dimenticare questo. Non tutti hanno avuto la possibilità di produrre testimonianze. Ora, io sono partito in queste ricerche da un caso che è eccezionalmente ben documentato, cioè quello dei Grandanti. E ho cercato da allora, cioè in realtà quello era il mio primo libro, quindi da allora ho cercato di capire le implicazioni di questo caso. E qui si pone il problema del rapporto fra caso e generalizzazione, e quindi il problema della comparazione di cui si discuteva e di cui si discute. Allora, il caso dei Benandanti è anomalo dal punto di vista non solo delle confessioni o racconti dei Benandanti, ma anche dal punto di vista della documentazione. Come è possibile interpretare questa anomalia? Ecco, il problema è questo. E quindi, l'idea delle lunghe continuità non può essere scartata a priori. Purtroppo si scontra, con una documentazione che in certi casi è o assente o, assolutamente inadeguata, e però bisogna formulare delle ipotesi
a partire, diciamo, dalla documentazione che abbiamo. Ripeto, quello che diciamo Bruce Lincoln ha ricostruito nel caso di Peace, e questo è anche quello che io dico nel corso della nostra discussione, che è riprodotta nel libro, è a mio parere una riformulazione in chiave aggressiva, certamente come ha ben visto Bruce Lincoln, di temi però che erano dei temi diciamo che facevano parte di una tradizione, non erano appunto un'invenzione, e questo oggi lo riconosce anche Bruce Lincoln. E questa tradizione fino a che punto era, diciamo, antica, quanto era diffusa? E qui allora diciamo comincia il problema. Io vorrei però interrompermi qui, perché vorrei poter continuare la discussione, non vorrei parlare troppo a lungo. Come risposta, io direi semplicemente che non credo che abbiamo mai documentazione per una continuità lunghissima. Al migliore caso, abbiamo punti di documentazione che possiamo immaginare sono il prodotto di una eredità comune, ma rimane sempre un'ipotesi più o meno possibile. Continuità demanda molti punti con connessioni e entrambi delicate. E per un caso lunghissimo non c'è la possibilità di stabilire tutti questi punti. Sì, qui diciamo si pone una, diciamo, emerge una biforcazione che ha anche una componente psicologica, come Bruce Lincoln ha detto nella nostra discussione, cioè, diciamo, la disponibilità a rischiare di più oppure invece, diciamo, la volontà di cercare un terreno più solidamente documentato, rischiando meno. Questa componente psicologica certamente esiste. Io qui nella nostra discussione citai una frase del mio carissimo amico Francesco Orlando, lo ricordo perché ci sono qui dei suoi allievi, delle persone che gli sono state legate, e Francesco Orlando diceva sulla porta di tutte le università italiane bisognerebbe mettere una lastra di marmo nero con su scritto in lettere d'oro: chi non risica non rosica. E allora mi ricordo che Bruce Lincoln disse: non capisco. E certo, perché questo era, diciamo, palermitano, Francesco Orlando che si metteva a citare il palermitano, che era poi la patria d'origine, naturalmente. Ora, diciamo, questo problema però, che ha una componente psicologica, si lega poi subito a un problema di metodo, cioè, diciamo, il ruolo delle ipotesi e cosa può costituire una prova quando siamo di fronte a tradizioni orali che, diciamo, rarissimamente sono documentate. Cioè, è impossibile negare che tradizioni orali esistevano. È anche impossibile negare il fatto che ci sono, diciamo, sono documentate prima, diciamo, del lavoro degli antropologi, che naturalmente è settoriale e frammentario, però, diciamo, questa documentazione è affidata agli inquisitori, magari. Tanti anni fa scrissi un saggio intitolato L'inquisitore come antropologo, che era una provocazione, però che voleva in qualche modo spiegare quello che mi turbò nel corso del mio lavoro su questi problemi. E cioè, ero partito con una sorta di, diciamo, investimento emotivo nei confronti delle vittime, salvo a scoprire lentamente una
imbarazzante, inquietante contiguità intellettuale fra me e gli inquisitori. Ora, diciamo, naturalmente il lavoro degli inquisitori è stato un lavoro che ha costato dolore e, diciamo, lutti, su questo non c'è dubbio, però certamente, diciamo, gli storici ereditano questo materiale, questa documentazione così strettamente legata alla violenza reale o simbolica, e però, diciamo, se ne servono. Questo è un fatto. E però è una documentazione eccezionale, questo non c'è dubbio. E all'interno di questa eccezionalità, il caso dei Benandanti è, diciamo, un caso che io credo finora non ha paragoni da che punto di vista, nel senso di documentare in maniera estremamente ricca una discontinuità, uno scarto fra la cultura, le aspettative degli inquisitori e invece quello che i Benandanti uomini e donne dicono. Cioè solo lentamente nel corso di un cinquantennio, diciamo, questi racconti dei Benandanti cominciano a introiettare, diciamo, la prospettiva degli inquisitori, ma in maniera parziale. Ora qui, diciamo, si pone un problema che è un problema anche di intreccio, che è legato a questa violenza reale o simbolica e o simbolica. E questo si pone non solo là dove c'è l'Inquisizione, ma in generale, cioè là dove ci sono dei rapporti di forza, e cioè sempre, in qualunque società. Allora, che, diciamo, questi rapporti di forza corrispondano anche a degli scarti culturali e che, diciamo, le classi dominanti tendano a imporre, come fanno, diciamo, dei elementi della propria cultura, questo è un dato di fatto. Quindi, in qualche modo, la possibilità dell'ibridazione non è l'eccezione, è la norma. Però è anche vero che esiste la risposta aggressiva, come certamente è successo nel caso di Tiss, e questo è una, diciamo, una consapevolezza che dobbiamo al lavoro di Bruce Lincoln. E però che elementi usa Tiss per articolare questa sua aggressività nei confronti dei giudici? Secondo me elementi che sono legati a tradizioni molto molto lunghe. Diciamo, e qui ritorniamo al solito punto, io qui mi fermo però. In attesa che il nostro pubblico ci ponga qualche domanda, allora sono io magari a rompere il ghiaccio e volevo chiedere una cosa a Bruce Lincoln. Leggendo Tiss, nella parte finale dove c'è il dialogo tra voi due, sono rimasto molto impressionato quando fa un'analogia tra la strategia di Tiss, quella di aggredire, diciamo, i suoi giudici ribaltando i loro pregiudizi, e l'atteggiamento che lei documenta, insomma, si può osservare per esempio anche negli Stati Uniti in alcuni processi che vedono come protagonisti degli afroamericani, e che appunto lei diceva si può vedere di tutto, ma talora ci sono anche reazioni analoghe a quelle di Tiss. Appunto, questo mi sembrava uno spunto estremamente interessante. Sì, per me la cosa più importante e più rivelante nel caso di Tiss è la dinamica tra l'accusa e la difesa. E la difesa non consiste in questo caso, eccezionale ma non unico, da accettare il termine preciso dell'accusa. Una parola discriminatoria, pregiudiziale, è disprezzevole, ma da invertire il significato di quel termine. Un lupo manaro è una forza divina, è una cosa coraggiosa per proteggere la comunità
contadina contro la sfruttazione dei nobili. Nei tribunali statunitensi abbiamo sempre azione contro afroamericani accusati di essere ladri, uccisori, ribelli, eccetera. E abbiamo molte parole pregiudiziali per disprezzarli. In una minoranza importantissima, i difendenti si presentano come uomini di onore che potevano accettare il nome dato dal tribunale come un complemento, non qualcosa di discriminazione. E per me era un modello della autodifesa di Tis come rappresentante della sua comunità e del class dominato contro un sistema pregiudiziale. Perfetto, grazie. Chiedo a Carlo Ginzburg se vuole dirci un suo pensiero su questo argomento, svilupparlo. Anch'io ero stato colpito da questa osservazione di Bruce Lincoln e naturalmente diciamo vedo qui un filtro che ha permesso allo storico di leggere quel documento in quel modo. Cioè, diciamo, la famosa frase di Croce, ogni storia è storia contemporanea, si può riferire solo alle domande, non alle risposte. Questo è il mio, diciamo, la mia presa di distanza da Croce, che è parziale, ma però è giusto sottolineare che le domande nascono dal presente. Allora, di fronte alla società americana, una società, diciamo, in cui la minoranza afroamericana è diciamo in una posizione marginale ispira a Bruce Lincoln delle domande che diciamo non vengono proiettate puramente e semplicemente sulla documentazione, ma gli permettono di intavolare un dialogo con i documenti sul vecchio TIS, da cui emerge l'interpretazione che ci ha presentato, che è un'interpretazione ricchissima. Grazie. Si è prenotata per porre una domanda Arianna Brunori. Proprio oggi mi è capitato di leggere in un articolo dedicato alla leggenda degli angeli che durante lo scontro tra, durante la ribellione di Satana sarebbero rimasti neutrali. Una fonte, un brano tratto da La Chanson des Clermonde, una canzone diciamo della prima metà del XIII secolo, mi pare, in cui si diceva che appunto tra gli angeli rimasti neutrali tra Satana e Dio, alcuni sarebbero stati trasformati appunto in mare. In realtà non è chiarissimo se al parte degli angeli ribelli o parte degli angeli neutrali. Però non so, mi sembrava una cosa interessante rispetto alla questione appunto del lupo mannaro benefico. Mi chiedevo se ci fossero altre magari testimonianze di questo tipo o di angeli decaduti divenuti lupi mannari o appunto addirittura degli angeli rimasti divenuti lupi mannari. Ma io non conoscevo questa testimonianza, ma penso che su questa strada, ringrazio lei per questo intervento, su questa strada se ne possono forse trovare delle altre. Cioè è un tema ricchissimo questo. E i termini usati sono dei termini, a parte il latino,
a parte, cioè spesso sono dei termini locali, dialettali, quindi non è facile identificarli nelle fonti scritte. Non sapevo questo esempio, ma è affascinante. Sono d'accordo con Carlo, ci sono molti esempi che dobbiamo perseguire più ampiamente. È un tema ricchissimo. Grazie per l'esempio. Allora ringraziamo Arianna Brunori e si è prenotato per un'osservazione Maurizio Bettini. Una cosa molto breve, ringraziare Bruce Lincoln e Carlo Ginzburg per questa bellissima discussione. Io volevo mettere in evidenza un aspetto che Ginzburg mette in evidenza nel libro, è emerso meno, un concetto molto interessante che lui definisce anomalie congiuntive, cioè come nella, qui parlo anche a Tommaso Breccini, filologo, come nella, diciamo, la tradizione manoscritta, quello che riporta all'archetipo spesso è proprio l'errore congiuntivo, fa capire che c'è parentela fra manoscritti proprio quando si ripete uno stesso errore, l'error conjunctivus. Così Ginzburg dice, quando io trovo delle anomalie in un sistema di analogie, queste sono congiuntive, cioè mi riportano a un archetipo comune in qualche modo, quindi a un'origine. Però mi chiedevo, io vedo una gigantesca continuità, come dice Ginzburg, in questi fenomeni di uscita da sé, se si vuole, no? Di magia, di, e quindi anche il lupo mannaro, di diventare altri, di, e quindi di storia notturna. Però mi chiedo anche se non è possibile che in qualche caso, proprio per difendere queste che sono comunque forme di ribellione, che sono comunque forme di opposizione a poteri forti, non sia possibile ricorrere allo stesso metodo. Cioè quello che Golden Weiser direbbe il principio of the limited possibilities, le possibilità sono poche, cioè io sono limitate. Io a quel punto dico sì, in realtà pratico queste forme di magia o di stregoneria o come volete chiamarle, ma lo faccio a fin di bene. Cioè mi chiedo se queste anomalie in fondo non siano congiuntive, ma siano forme indipendenti dovute al fatto che le possibilità di reazione di fronte all'aggressione del potere sono un po' le stesse. Ecco, tutto qua. Sì, io diciamo ho ripreso questa nozione, ho riformulato questa nozione delle anomalie congiuntive partendo dalla filologia testuale, partendo da Paul Maas e partendo da Sebastiano Timpanaro. Cioè, diciamo, dal punto di vista testuale, gli errori sono errori congiuntivi quando non sono banali. Allora, qui se incontriamo un tema, diciamo, come quello dell'estasi, che è molto diffuso, io da solo esiterei prima di considerarlo un'anomalia congiuntiva. Però quando, diciamo, incontro il tema della, diciamo, del lupo mannaro che si batte contro la strega trasformata in farfalla, e trovo, diciamo, un tema del genere, questa metamorfosi in farfalla, tra i benandanti, beh, lì allora, diciamo, mi pare che ci troviamo di fronte a una convergenza non banale. E qui si potrebbe continuare. Cioè, è chiaro che, diciamo, alla radice di questa, diciamo, di questa strategia c'è l'idea di trasformare, cioè di passare dall'errore congiuntivo all'anomalia congiuntiva. Io, diciamo, mi aspetto benissimo una critica da parte di filologi testuali, però mi pareva che, diciamo, questa mossa sullo scacchiere della ricerca doveva essere fatta. E al mio parere è più semplice di spiegare le anomalie congiuntive
da una strategia comune di presentarsi come l'eroe e non il cattivo della storia presentato in un tribunale. E questo è qualcosa di non normale quando c'è la tortura, ma un'anomalia che può apparire in ogni processo. E non c'è bisogno di cercare una continuità preistorica per spiegare questa strategia. Non so se Carlo Ginzburg vuole proseguire il dialogo. Sì, no, volevo solo dire, ma questo per gli ascoltatori, che su questo termine preistorico c'è stato uno scambio tra me e Bruce Lincoln, perché io non ho mai usato nel mio libro Storia Notturna questo termine. Naturalmente, diciamo, addentrarsi su un terreno non documentato, postulando delle lunghe continuità, beh, questo pone, e questo è chiaro, dei problemi, ma questo l'abbiamo detto e sottolineato. Va benissimo, grazie. Non so se c'è qualcun altro nel pubblico che vuole porre qualche domanda. Ecco, vedo che ci comunicano un intervento dalla chat di YouTube. Allora, buonasera. Il passo citato dal professor Lincoln circa il processo di Tiss ricorda tremendamente il monologo shakespeariano dell'ebreo Shylock nel Mercante di Venezia. Ed in questo contesto di accennato antisemitismo sembra quasi che il lupo, da immagine tirannica di potere, diventi vittima, addenda il travestitismo del lupo che si traveste da pecora. Sì, non pensavo di Shylock, ma è un altro esempio illuminante. Un altro potrebbe essere la discussione di Eric Hobsbawm della mafia siciliana, come ribelle nel suo libro Primitive Rebels, come un rifiuto del potere, della legittimità dello Stato e di presentarsi come uomini d'onore e non criminali. Vedo che non ci sono appunto altri interventi. Naturalmente, se volete, a questo punto chiedo ai nostri ospiti se vogliono fare alcune osservazioni conclusive per questa bellissima serata nella quale ci hanno offerto un bellissimo dialogo, una bellissima conversazione e degli spunti veramente impareggiabili. Io vorrei solo ringraziare, diciamo, gli organizzatori e ringraziare moltissimo Bruce Lincoln, perché, diciamo, ogni volta che la discussione riprende, qualcosa di nuovo emerge e io non finisco di imparare, e penso che questa sensazione l'abbiano avuto anche gli ascoltatori. Grazie ancora, grazie Bruce. Grazie a tutto, grazie a tutti, grazie a Carlo, non finiremo mai. A questo punto siamo, come dire, speriamo tutti che Old Atis venga magari tradotto in italiano e potreste aggiungere un capitolo, come dire, prendendo spunto anche dalla conversazione di questa sera. Il libro sarebbe ulteriormente arricchito. E allora ringrazio naturalmente tutti, ringrazio gli organizzatori di Extrema Ratio e quindi ancora una volta per Luigi Pellini, Maria Rita Di Giglio, Guido Mazzoni e Emanuele Carbè. Ringrazio il nostro pubblico e naturalmente la massima riconoscenza va ai nostri ospiti che ci hanno regalato questa bellissima serata e ci auguriamo di avervi presto a Siena di nuovo dal vivo prossimamente, insomma sarebbe un altro bellissimo regalo.
Allora ringrazio anche io tutti a nome di Extrema Ratio e vi do appuntamento alla prossima, al prossimo evento a cui stiamo lavorando. Grazie e arrivederci.